Buongiorno mister, buongiorno a tutti voi. Mister, buongiorno. La squadra, la vigilia ormai all'imminente partenza per Frosinone. Si sta riprendendo, diciamo, è un percorso che dobbiamo fare, ci fa bene, perché dobbiamo arrivare nei playoff nelle migliori condizioni. Per arrivarci dobbiamo fare ancora dei punti, però sono convinto che queste due sconfitte ci hanno fatto bene, ce ne potranno essere ancora, ma ci dobbiamo arrivare con la consapevolezza di aver fatto un percorso straordinario e quindi se per arrivarci nelle migliori condizioni bisogna, diciamo, soffrire un po', è giusto soffrire adesso e non dopo. Filippo? Mister, buongiorno. Buongiorno. Niente, abbiamo visto l'allenamento, mancheranno Martinelli, Zavi sicuro? Su. Quindi sì. Confermo. No, confermo, sì, non sono stati convocati. Okay. Quindi rimane sempre lo stesso problema di il centrocampo, c'è Fiordilino. Sì, Fiordilino ha avuto problemi anche in settimana, si è alternato, oggi l'ho visto bene, sì. Ho detto non ci dobbiamo lamentare, stiamo ritornando a quelle di una volta, abbiate pazienza, stiamo ritornando, adesso abbiamo bisogno del calore di tutti perché questi ragazzi dopo aver tirato per un anno intero era normale che c'era una flessione, sono meravigliato che sia arrivata così tardi, è chiaro che adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo metterci lì a pedalare, dobbiamo cercare di limare qualche errore che abbiamo commesso in queste due partite, però sono fiducioso, ho ricominciato a rivedere il mio su Tirol, adesso abbiamo due partite veramente toste, sono belle da giocare, ci può stare di tutto, si può pareggiare, si può vincere, si può perdere, ma io nella mia testa ho la consapevolezza di voler arrivare ai playoff, è chiaro che devo fare ancora 3-4 punti per arrivare ai playoff, con la squadra che avevo prima e quindi bisogna passare da questo percorso, quindi anche a voi vi chiedo di stare vicino a questi ragazzi, so che ci state, so che il pubblico ci sento che non ha niente da rimproverarci, però ancora di più chiedo di dare sostegno a questi ragazzi perché veramente hanno fatto qualcosa di straordinario, manca ancora diciamo da concludere la stagione, quindi dobbiamo concluderla bene, anche oggi il presidente della provincia ci ha fatto i complimenti, quindi sentire anche questa unione in tutta la provincia dell'Alto Adige fa piacere e chiediamo anche noi adesso un piccolo aiuto. Buongiorno. Analizzato cosa non ha funzionato contro l'Ascoli nel primo tempo della sua squadra, cioè questo atteggiamento, avete capito un po' cosa può essere successo? Sono le classiche partite dove ti capitano in una stagione dove tutti i giocatori, tolti il portiere qualcheduno, abbiamo giocato tutti sottotono, compreso l'allenatore, poi nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita, poi al 90esimo sembrava ormai di aver portato a casa il risultato, ma non cambia un punto in più, un punto in meno, evidentemente dobbiamo passare da questo percorso per arrivare. Io ho provato a chiederle, ma siccome ho fatto anche il calciatore, non ci sono delle spiegazioni logiche. È una domenica dove tu. Domenica, scusate, io parlo domenica. È una partita dove tutti non abbiamo capito come mai non riuscivamo a arrivare a contrasto, non riuscivamo a arrivare alle seconde palle, non riuscivamo a arrivare a quello che avevamo provato in settimana. Perché è un processo che tutte le squadre ce l'hanno. C'è chi ce l'hanno a metà campionato, noi l'abbiamo avuto a queste battute finali. Prendo esempio anche dal Napoli che l'ha avuta anche adesso e a noi era impossibile non averle. È chiaro che bisogna adesso alzare un po' le antenne, quindi mettersi in carreggiata, sapere che quando arriveranno queste partite, cioè diciamo quelle dei playoff, non hai più tempo di recuperare, quindi dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni. E credo che ancora una barra due settimane ci vogliono per arrivare al top. E quindi ci devo passare, devo essere bravo a non far passare gli errori di individuali, di squadra, come se fosse una cosa normale. Ed è una cosa normale perché lo fanno tutti, perché dobbiamo arrivare al migliore alla migliore condizione. Credo che questo sia anche dovuto al fatto di una stanchezza un po' fisica, chiedere tutti i giorni, c'è un momento che può essere un po' più stanco.
L'assenza di Oyono nel Frosinone sembra che abbia problemi ieri in allenamento. Ho letto, ma no, hanno talmente una rosa. Loro ritengono che sia una perdita abbastanza importante. Sì, però mi viene da dire, c'hanno Cotali, c'hanno Farabotta, ce n'hanno di giocatori, c'è una rosa importante. Sono stati bravissimi, secondo me, a costruirla, perché io l'ho detto, poi non ci crede nessuno, ho detto che secondo me il direttore sportivo, l'allenatore, la società, i giocatori sono stati bravi a creare un'identità così. Secondo me questa è la squadra più completa del campionato, che non vuol dire di valori assoluti, attenzione, vuol dire la squadra. Di valori assoluti secondo me ce n'è più forte. Loro meritano quello che stanno facendo, se lo sono conquistato col gioco, con l'unione del gruppo, perché anche noi qua hanno pareggiato al 96esimo dopo aver sofferto noi e loro, però ci hanno creduto, hanno dei giovani e questi sono stati bravi, Grosso a valorizzarli e il direttore, cioè la società adesso non so, a prenderli, e hanno trovato veramente l'alchimia giusta di vecchi e giovani, ed è giusto che arrivino in Serie A.